tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, ma prima di iniziare con il video qua sopra in alto vi lascio sempre i soliti miei social e sotto l'info box vi lascio i soliti miei gruppi Facebook, la mia pagina Facebook, in più anche le mail se tante volte volete farmi un pensierino, così mi contate lì tramite mail, poi vi dirò come fare. Di fianco il solito videoclip se volete donarmi qualcosina per sostenere il mio canale, per ingranarlo sempre di più. E se non sei iscritto o iscritto al mio canale, ti invito a farlo ad attivare la campanellina per non perderti i nuovi video che farò. E se ti fa piacere, condividere questo video nei tuoi vari social. Ok ragazze, bande alle ciance e ciance alle bande. Come avete capito a titolo, andremo a fare una mandorla russa. Ovviamente ve la farò vedere solo nel pollice, poi dopo la andiamo anche a decorare insieme. Qui già l'ho fatta con le dual form e questa l'ho lasciata apposta per farvi il video. Queste ancora le devo fare, ma qui poi userò le nail form invece. Però non farò la mandorla russa, ma la mandorla classica normale, va bene. Dopo a fine video vi farò vedere tutto. Allora, come mandorla russa andremo a utilizzare queste qui di 100 colpi di lima di Sara. Ed è già io ho preparato la mia dual form. Per andare a vedere se è giusta, io dopo ho fatto il corso, ho visto, non bisogna andarla a mettere così, perché lei ha detto, la master, che se voi mettiamo la dual form così e schiacciamo, ovviamente prende tutti e due i laterali. Invece bisogna misurarla da un laterale, fermo così, ok? Poi chiudiamo e vediamo se dall'altra parte, aspettate, da qui a qua, a me mi prende anche l'altro laterale, vedete? Eccolo qua. Quindi questo qui per il pollice va più che bene. Allora, come prima cosa vado ad applicarmi i miei soliti preparatori e poi la base alfa di passo in unghie. Sempre di 100 colpi di lima e vado a mettere, prendo la mia dual form, eccola qua, aiuto al contrario, eccomi, e vado a mettere un po' di gel nella dual e lo faccio arrivare fino a qui. Non vedete niente, perfetto, non fino a proprio la punta, ma fino a qua. Io adesso do soltanto, aiuto, scusatemi, un attimo, uno strato così. Poi ovviamente ne prendo di più e intanto vado a mettere il gel qua. Dopo aver messo il gel, io giro la dual form per vedere se c'è qualche buchino, qualche bolla d'aria, volevo dire, scusatemi. Qui non ci sono, però vedete qua è un po' un trasparentino, quindi vado a mettere un altro pochino, aiuto, mi scivola, di gel in questa parte, dopo anche dall'altra parte, nell'altro lato. Ecco qua, dopo che la dual form è pronta, io la vado ad applicare il mio pollice in questo modo e poi la vado. Ecco qua, applicata. Dopo aver fatto questo, io giro il dito, aiuto così, e vado a modellare il gel dalla parte sotto, ovviamente. E poi fatto questo catalizzo 60 secondi. Eccomi qua ragazzi, scusatemi, non mi ha ripreso quando ho levato la dual form. Comunque ho levato la dual form, poi ho dato una sistematina intanto un po' con la lima e con la punta fresa ho dato una sistemata anche nel girocuticole dove mi è uscito un po' di prodotto. Dopo aver fatto un punto, aver sistemato un pochino, vado a riprendere il mio gel. Aspetta, qui c'ho posto anche il cuscino, aspettate, almeno sto appoggiata, oh, già un'altra cosa. Vado a farmi uno strato di scivolamento, ormai c'ho sto vizio, lo faccio sempre. Vado a prendere la mia pallina di gel e faccio la mia, in teoria, balance point.
E poi sopra rivado ad applicare la mia dual form. Quando applicate poi la dual form, nei laterali esce un po' di prodotto, con pennellino a punta fine andate a levare nei laterali un po' di prodotto. Quando andate a mettere la dual form sopra, poi sempre 60 secondi in lampada. Eccomi qua ragazzi, allora ho levato la dual form, questa è l'unghietta, adesso ragazzi vado off camera che la vado a limare e con la punta fresa qua sistemare il giro cuticolo e faccio off camera ragazzi che sono veramente scomoda, quindi ci vediamo dopo quando ho finito che la andiamo a decorare insieme. Eccomi qua ragazzi, allora abbiamo fatto il pollice, eccolo qua, ovviamente ancora devo imparare ragazzi, piano piano anche se ho fatto il corso, però mano a mano mi verranno più perfette insomma. Allora, e andiamo a decorare solo queste due unghiette, perché vabbè, questa qui non lo so come la farò, queste due lo so, però le faccio off camera perché non riuscirei, perché qua volevo andare a fare il cucciolo del dalmata e qua un fiocco lungo bello grande, dato che l'unghia è lunga. Comunque vado ad applicare questo qui che è lipstick, è l'SP49 di Passioni Unghie. Vado a fare una prima passata e poi una seconda passata. Adesso parto prima dall'indice. Eccomi qua ragazzi, poi vado a prendere questo smalto semipermanente qui che è il 10-43 di 100 colpi di lima, che è un bianco ed è già l'ho preparato qui, e nell'indice vado a fare tre scritte oh, de Babbo Natale, no? Che fa oh, però metto l'H davanti, mi piace di più che l'O e l'H, poi non so se alla fine è uguale, o H davanti, H e O oppure O e H, boh. Quindi volevo andare a fare le tre scritte. Ecco qua ragazzi, poi ho fatto anche una seconda passata, mi piace un sacco, molto molto carino, ho fatto un po' storta e questa forse la devo fare un po' più storta ancora, però comunque va bene. Metto a catalizzare. E qua ragazzi, adesso vado ad utilizzare un brillantino rosso, li vado a mettere, aspettate che metto intanto un po' di colla qua, ok,
nel pollice ovviamente, quindi vado a prendere, aspettate un attimo, ok, vado a prendere un diamantino, purtroppo un diamantino rosso, che questo è un po' più grande, lo vado ad applicare qua in mezzo. Poi voglio prendere queste qui, le perline, ecco, per metterle qua di fianco, queste qui mi piacevano, e poi vado a prendere questi qua argentati piccolini. Qua ragazzi, mi piaceva molto, solo così, semplice, senza micro perle, senza niente di niente. Qua già sono andata ad applicare il sigillante, questo qua sempre di 100 colpi di lima, che è un white top coat, quindi senza dispersione. Adesso lo vado a mettere anche qua. Infatti la riga si vede, cioè si vede, grazie, volevo dire, nel senso pare bella dritta comunque, no? Eccola qua, faccio questo altro po' e poi lampada 60 secondi. Eccomi qua ragazzi, allora le unghie le abbiamo finite. Allora questo qui è il pollice che abbiamo fatto insieme, eccolo, e questo qui è anche l'indice, sempre che abbiamo fatto insieme, e queste altre le ho fatte così, mi piacciono veramente molto. Qui praticamente ho realizzato un fiocco, questo bello grande, con questo diamantino qua, e qui ho fatto un personaggio della carica dei 101, che è un cucciolo, e poi ho messo la polverina effetto zucchero. Il mignolo invece l'ho fatto normale, rosso, mi piacciono veramente tanto. Eccole qua, eccola. Di qua invece l'ho fatte uguali, ho fatto il pollice uguale, l'indice l'ho fatto uguale, qua ho fatto una mandorla classica normale, non ho fatto la mandorla rossa, qui pure uguale a questo di qua, e qua invece il mignolo pure uguale, qua invece ho voluto fare un French che qua scende tipo la neve, e con qualche fiocchetto natalizio ho messo un po' d'argento, ho fatto così, però per il resto tutto uguale. Qua ci ho provato più o meno con la mano sinistra, che non è facile, e queste qua sono le unghiette mie ultime di questo anno 2023. E niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate, e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao!